Biglietto di Pasqua con un simpatico aiutante. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta e da Enzino! su Arte per te. Ciao a tutti! Allora, oggi prepariamo il biglietto di Pasqua per I i nonni! nonni, perché Enzo il biglietto di Pasqua per i genitori lo fa a scuola, è una sorpresa, ma per i nonni dobbiamo pensarci noi. E allora approfittiamo di questo video Per usare questi bellissimi pastelli ad olio! di Tiger. E così facciamo una veloce recensione su questi pastelli ad olio e E nel nello. frattempo creiamo anche un bellissimo bigliettino per i nonni. E allora. Spostiamoci sul piano da lavoro. Yeah! Ed eccoci pronti per preparare il bigliettino di Pasqua, vero Enzo? Sì, bigliettino di E nel Pasqua. frattempo proviamo insieme i pastelli ad olio di Tiger, che Enzo me li ha visti e li vuole per sé. Quindi ho detto facciamo il bigliettino almeno per i nonni o per papà, per chi lo facciamo? No, perché il vostro Va già lo sta bene, per i facendo a nonni, per scuola. i nonni. E allora facciamo il bigliettino per i nonni con questo. Ci serviranno dei cotton fioc, un paio di forbici e un cartoncino. Io uso il mix media di Fabriano perché usiamo i pastelli ad olio, quindi mi serve una carta che assorba bene, ma voi potete farlo con qualunque carta abbiate, insomma. Pieghiamo in due la carta. Voilà. Apri la mano, ok, così, così. Devi fare in modo che questo lato coincida col margine, così facciamo il bigliettino, così e Ho così. capito! Cosa? Ho capito tutto, sì. Già hai capito tutto? E Sì. non ti spostare! Stai così, va bene? Sì. Ok, quindi prendiamo il pastello nero. Io ancora qui devo aprirli. Li apro insieme a voi. Voilà, ecco i nostri pastelli ad olio. Prendo il nero. Aprite bene la mano del bimbo. Allora, facciamo così e così. E poi seguiamo la mano. Uno, due, tre, quattro, aprilo questo pollice e cinque. Come vedete, qui non ho colorato. Togli la mano. E ora facciamo così, guardate. Uno e due. No, no. E poi facciamo così e facciamo così. Allora avevo E ragione qua che ci non avevo capito nulla. mettiamo così. Ragazzi, fate la casa della figlia. Poi sistemiamo anche Ma che questo, il così. pulcino di Pasqua è cresciuto? Il gallinaccio, Il esatto. gallinaccio di Pasqua. Adesso prendiamo il rosso e coloriamo. Posso farlo anch'io? Puoi farlo tu? Sì, mi piace colorare. Ti piace colorare? Va bene, colora senza sporcare in giro. Colora il rosso. Sì, ma perché non l'hai riempito? Tu fatti i fatti tuoi. Ma pure Colora, io è difficile che io non colora, lo riempio tutto, colora. Sì, Come che lo tieni quel pure. colore? Ti stai facendo vedere da tutti che tieni le matite male. Non giudicate. Avete ragione, ma io sono nato così. Storto. Sì. Ma non c'è neanche un po' di giallo Come lì. colorano? Il giallo è tutta la faccia. No, stai dentro! È Come difficile. colorano questi colori secondo te? Bene. Secondo me non benissimo. Vabbè, ma tutti i pastelli non colorano proprio bene bene. Poi devi fare una poesia di Pasqua. Ma poi questo è puro un cartoncino, quindi devi capire. Una poesia di Pasqua che faccio riva con galletto. Perché poi non possiamo più sistemarlo.
Ok, e adesso tutta gialla la faccia. Mi piace fare i lavoretti e i video con te. Sì. Vuoi diventare un mio socio nel canale? Sì. Voi lo volete come socio nel canale? Siccome il mio non è tanto attivo, dovrei farlo proprio. Ora ti faccio fare un altro video dopo, va bene? Sì, ma ragazzi, io questa cosa la dico da tanto tempo. Aspetta un attimo, devo dire una cosa. Ragazzi, il mio canale diventerà come il Vesuvio. A un certo punto caricherò tanti di quei video. D'estate. Sì, d'estate ovviamente. Sarà come il Vesuvio, non ve l'aspetterete. Un video al secondo. No, speriamo che il Vesuvio non esploda. No, vabbè, come a Pompei, ti ricordi? Sì. E io non c'ero ancora, però. Vabbè, ma te l'avranno raccontato pure. Manco io c'ero. Sono nato nel 2011, manco io c'ero. Va bene, va bene. Olè, bellissimo. Aspetta. Il nostro galletto. Finisco qua gli spazi. Basta, finisco. Bene, sì. Io. Okay. Va bene, vai di là, fai la poesia che poi ti regalo i colori. Ripasso un po' su tutto, chiudo gli spazi e vediamo se questi colori. Riparte la recensione, sono sovrapponibili. Devo dire che questi colori sono molto scarsi, molto molto scarsi. Come pastelli a olio non li consiglierei. Sono un po' dei pastelli a cera più grassi, un po' meglio dei pastelli a cera comuni, quindi ecco, giusti per i bambini. Infatti adesso io li regalerò ad Enzo, ma se dal punto di vista artistico cercate dei pastelli ad olio, no, non li consiglio. Lasciano macchie, sono irregolari, sono, vedete, grumosi nel passaggio. Un pastello ad olio non deve lasciare tutto questo. Però per i bambini sono veramente molto divertenti. Io sto cercando di dare un po' di pienezza al colore, cosa che per i bambini, ragazzi, posso assicurarvi, è difficile, perché questo tipo di colore non lo permette. Quindi come recensione il prodotto non è il massimo, va giusto bene per i bambini. Questo effetto sporco sul galletto qua mi piace tanto, perché il soggetto diventa più vivo, ecco, più movimentato. E adesso quello che dobbiamo passare bene è il nero. Allora, solitamente un pastello ad olio con un cotton fioc dovrebbe sfumarsi perfettamente. Questo invece se ne va senza lasciar nulla di ben fatto. Bene, prendiamo il nero e ripassiamo. E ricordatevi sempre che metà del disegno lo fanno i bianchi ed il nero. Anche la punta non è bella, perché essendo troppo grossa non ti permette di essere, non dico preciso, perché con i pastelli la precisione non si ha mai, però accurato, che invece è una caratteristica che il pastello a olio riesce ad avere, l'accuratezza. Eh sì, hai fatto la poesia? Sì. Di già? Sì. Avanti, un attimo che ritaglio il galletto. Va bene. Ed ecco, all'interno scriviamo la nostra poesia e all'esterno un bel galletto per fare festa, vero? Chicchirichì! Scrivi la poesia, la vuoi recitare? Prima non ve la voglio leggere. Ok, leggi la poesia. C'è un bel galletto e ha fatto un ovetto molto raffinato, anche se di cioccolato l'ovetto l'ho mangiato, ma un bel biglietto a voi l'ho colorato. Buona Pasqua! Vi lasciamo alle foto e noi ci vediamo subito dopo. Ciao! E chicchirichì a tutti voi!
bello il nostro bigliettino, fallo vedere. Guardate qua, è un gallo pulcino. È un galletto del pollaio fighissimo, vero Enzo? Sì. Enzo si è divertito moltissimo a farlo, come avete potuto vedere. La mamma ci ha messo la zampetta più che lo zampino e il galletto è venuto molto molto carino, da una mano di bimbo a un biglietto facile facile alla portata di tutti veramente. Adesso noi vi mandiamo un grande bacio, vi auguriamo una splendida preparazione alla Pasqua. Buona Pasqua. Vi aspettiamo su tutti i nostri social. Dove possono trovarci, Enzo? Su Instagram, Facebook, YouTube. Ovunque, come arte per te. Tranne su TikTok. Tranne su TikTok, pennello bianco su fondo rosso. Bene, noi vi aspettiamo qui per il prossimo video. Da Ombretta, Enzo, da arte per te è tutto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.